Allora, dove andiamo? A comprare il regalo a... A? Matteo. A Matteo, che domani è il suo compleanno. E viene anche Vanessina con noi perché dobbiamo andare a ritirare il tuo abito per la comunione che abbiamo scelto ed è stupendo. Andiamo. Hai idea di cosa possa piacere a Matteo, Anastasia? Cosa stai cercando? Una pista, dai. Una pista? Adesso vediamo cosa c'è, ok? Allora, prima commissione fatta, siamo andate a ritirare il tuo abito per la comunione. Lo facciamo vedere dopo? Mm-hmm. Facciamo solo vedere l'abito, non quanto ti sta bene, perché è bellissimo. Va bene? Mm-hmm. Andiamo al Toys! Signorina? E l'abbiamo già detto. Sei contenta? Dai che siamo arrivati. Occhio Ani, che qua ci sono le macchine. Siamo arrivati, non mettiamoci 2 ore. E soprattutto, guardate bimbe, ascoltatemi bene. Ve lo dico adesso e non ve lo voglio ripetere. A voi non compro niente. D'accordo? Super pascoloni che ci sono, ma che belli. Anastasia, vieni un attimo. A me piace questo, che cos'è? Questo è bellino, guarda. Cosa c'è qua dentro? È un uovo con dentro dei personaggi della Justice League. Sì, ma non gli può piacere. Ma cosa ne sai? Un maschietto, eh? Perché no? Finalmente nel mio mondo fantastico, ragazzi, io qui. Questa? Ci vivrei. Allora, prendiamo questa. Questa è bella. Ma cosa ne sai che non gli può piacere? È una pista. È bellissima. Guarda che bella quella, Anastasia. Cos'è questo? Oh, mamma mia, come sei indecisa, Ani. Vuoi prendergli queste? No. Ma no, magari. No, dai, magari questa no. Magari questa. Ani? Questa qui? No. No, non gli può piacere neanche quella, secondo te? Insomma, è un maschio un po' particolare, che non gli possono piacere. Questa, guarda che bella. Con già anche i proiettili dentro. No, questa con i proiettili, questa è bella. Anche i proiettili. Ma va. Queste sono delle mani da indossare. Dai, prendili quella che bella. Secondo me è bella, a meno che non c'è una macchina telecomandata che può andare bene. Proviamo a dare un'occhiata anche sulle macchine. Prendiamone 2. Prendiamone 5. No, 2. Ne basta uno, amore, non ti preoccupare. No, no, ne basta uno. Amo, perché non hai voglia di guardare altro. Va bene così. Va bene così, va bene. No. Sì, vai, ti ho detto, cosa ti ho detto? Lascio giù questo. Appena mi chiedete un gioco, io lascio giù i giochi. No, non puoi provarlo, puoi andare a casa. Guarda la bambola grande come la nostra, con un abitino diverso. Guarda che faccia strana. Sì, andiamo, mamma mia, non posso stare qua 5 minuti. Mi piace stare qui, lo sai. Cos'è? Ah, sì. Aspiro tutto io, non ti preoccupare. Hai sentito che profumo? Sai perché? Perché qua c'è la pavesi e la paia anche, quindi patatine fritte e dolci. Questi però sono i dolci, li riconosco perfettamente. Lo so. Che profumo. Sono così caldi, vorresti... Mamma mia, mi ci butterei dentro. Non possiamo mangiare, mi è venuta voglia di biscotto con la Nutella. Come vi ho già anticipato in macchina, cosa ho detto, Anastasia? Ma non niente possiamo, richieste? Non possiamo avere. Quani? Prendiamo solo il petto di pollo e l'insalata e andiamo a casa. Sono anche stanchissima. Io pigiama con Lisa. Perché stanotte è stata una nuotata veramente brutta. Io pigiama con Lisa. Eh sì, è vero. Cosa? No, di Hustel, io cosa avevo detto? Solo il petto di pollo. Cosa devi fare? Cosa fai? Ti sei ghiacciata le mani con un po' di Hustel? Va. Va. Vane, ci arrivi? Amore, ci arrivi? Basta, pochi che ce ne sono a casa di panini, eh. Basta? Ma cosa fai? Scegli anche il panino adesso? Ma ce la fai? Ti stai arrampicando. Adesso ti si chiude la mano dentro, secondo me. Fate arrabbiare. Anastasia, mettilo giù. Per le bolle di sapone ti sei tagliata una ciocca di capelli, per favore. Memo. Sì, Memo. Oh, ecco, Memo. Ce l'hai la Memo? La memoria, ce l'hai? Cosa ho detto in macchina? Se hai la Memo. Cosa ho detto in macchina a proposito di memoria? Vediamo quanta memoria avete. Anastasia, valla a prendere, che io devo tenere il posto in fila. Anastasia, non ti devi allontanare. Vedi che quando esce da scuola è ubriaca, secondo me succede qualcosa. Anastasia. Ani.
Anastasia, siamo in un supermercato. No, vabbè, ciao, io non vi conosco. Ok, finalmente a casa, merendina con panino e prosciutto. Mentre qui cosa abbiamo? Un'altra merenda? Ah, Gasperino, ci mangiamo in hostel? Hai fame? Ma sono le 6 di sera, cosa ve la faccio fare la crepe? Tu devi studiare storia, vedi di muoverti, eh? One eternity later. Allora, Vanessa, stiamo andando a dormire, abbiamo cenato e questo video per ora lo terminiamo qui. Ci vediamo domani mattina. Ti porto a scuola, solita routine, e poi andiamo al compleanno di Anastasia. Anzi, portiamo Anastasia. Sì. Mamma mia, è proprio tardi, si vede. Andiamo al compleanno del compagno di Anastasia, però prima portiamo te a catechismo, poi ex ti vengo. Compagno. Sì, va bene, ex compagno di Anastasia, nonché attuale ancora amico però di Anastasia. Sì, perché è il compagno della materna e lui ha cambiato scuola, l'elementare le sta facendo da un'altra parte, però siamo rimasti sempre in buoni rapporti. E niente, ci vediamo domani mattina. Sai per caso dove è Anastasia? No. Oh, perché si muovono le coperte? Ma tu sei pazza, guarda che se lei è lì sotto, ormai l'hai schiacciata. È morta. No, non è morta, ma eccola! Ma che strano, Anastasia, ti sei nascosta. Chi l'avrebbe mai detto? Io pensavo ci fosse un fantasma che si aggirava sotto le nostre coperte. Anastasia, hai sentito cosa ho detto? Dal letto. Anastasia, hai sentito cosa ho detto? Ok, ripeti la lezione. Cosa ho detto? Che quando siamo da scuola... Uh-huh. Dove andiamo? Andiamo adesso. Dove? Pa. A fa? A fara? No. Dove? A catechismo. Bravissima. No. E io e te dove andiamo? Al compleanno. Di chi? Il mio compagno. Ex compagno, vero Vanessa? Leo? Sì. E poi vabbè, io vado a riprendere un attimo Vanessa, ti lascio lì per 10 minuti e poi io e Vanessa ti raggiungiamo. Buonanotte. Ci vediamo domani mattina. Mi raccomando, ragazze, domani mattina non mi fate impazzire, eh? Ok? Promettetelo ai cucciolini che domani mattina vi svegliate subito? No, cucciolini. Volete andare a fare colazione al bar? No. Perché? No. Perché no? Non ti piace? Preferisci dormire? Mamma mia. Buonanotte! Mamma mia. Un incubo faranno i nostri cucciolini questa notte. The next day. Buongiorno bimbe. Buongiorno Gasper. Ehi, cucciole. Buongiorno Ani. Ecco, bravo Gasper, aiutami a svegliarle, dai. Oggi è il compleanno di Matteo, yeah, andiamo al compleanno oggi. Ciao amore. Buongiorno. Ciao. Ciao amore, compleanno di te oggi. Che bello, sei contenta? Facciamo colazione? Buongiorno amore, ben sveglia. Sei stanca? Oggi sei contenta? Andiamo al compleanno, eh? Dai, sei tanto stanca amore. Ma esci la felpa della mamma? È calda la felpa della mamma? Vogliamo mettere il grembiulino adesso? Vanessa, ben arrivata anche a te. Andiamo a scuola amore? Sì. Perché è molto tardi, dai. Allora, bimbe, ci vediamo poi all'uscita di scuola. Andiamo al compleanno, ok? E te vai. È brava, è tuo catechismo. Ciao, buona scuola. Ciao. Ragazzi, guardate cosa c'è. Vedi, arriva da là, lo vedi? Sì, è una fabbrica. Chio? Poi guardiamo cosa è successo. Tanto su internet lo dirà sicuramente. Mm-hmm. Che brutta. Buongiorno, bentornate da scuola. Ciao, cucciola. Ciao amore, con la mascherina oggi. Perché avete la mascherina? Perché siete uscite con la mascherina? Per l'incendio di stamattina che hai ripreso anche, sì, te lo ricordi? E quindi c'era. Ah, poi ti faccio vedere un video, Vanessa, bruttissimo dell'incendio, proprio della fabbrica che stava prendendo fuoco. Ok, allora andiamo subito di corsa a casa, così tu fai merenda al volo. Vai a catechismo. E noi dove andiamo? Ma toglila, sembra che hai una mutanda in faccia. Cos'è che la fabbrica? Piano, siamo arrivati al compleanno, abbiamo lasciato Vanessa a catechismo e adesso andiamo a divertirci e a rilassarci un po'. Sei contenta? Sì. Sì?
Sì. Mi raccomando, ricordami che devo andare a prendere Vane a un certo punto, eh. E tu cosa fai? Rimani qua con le mamme? 10 minuti? Ok. Amore, tutto bene? C'è la Julie, ciao Julie! Ciao amore! Ma la Violetta, ciao amore! Sei contenta? Sì? Siete contente? Vi state divertendo, Ani? Ani, ti stai divertendo? Dai, adesso avete ordinato da mangiare? Ah, ve l'ha chiesto? Ok, bene, dai che tra un po' si mangia. È arrivato, amore! Amelia! Ciao, Ani! Come stai? Non farle male che c'è la cerniera. Hai ordinato da mangiare, Amelia? Sì. Dai, adesso mangiamo tra poco, eh? Dai. Amore, abbiamo finito di festeggiare il tuo compagno, il tuo amico? Ti sei divertita? Eh? Ricontriamo sempre questi vecchi amici della materna ed è sempre un piacere, vero? Hai mangiato tanto oggi, 2 panini ti sei mangiata, uè, signorina. Eh? Stasera ceni? Stasera ceni? Davvero? Ancora hai fame? Va bene, andiamo a casa allora a cenare e a fare un bel bagnetto. Ci siamo proprio divertiti un sacco. Ho però come l'impressione di aver dimenticato qualcosa. Non è che ho dimenticato qualcosa lì? La borsa ce l'ho, lo zaino è lì, i giubbotti ce l'ho. Non riesco a capire. Ho in testa qualcosa ma non mi viene in mente cosa. Boh, non sarà niente di importante a quanto pare. Oddio. Ma Vanessa, mi sono dimenticata di prendere Vanessa catechismo. No, ragazzi, mi sono dimenticata di Vanessa. Fammi vedere, mamma mia, Dio mio. Vediamo se c'è. Fammi entrare. Sarà qua al freddo. Non c'è, ragazzi, non c'è. Ragazzi, non c'è Vanessa. Mi sono dimenticata Vanessa catechismo. Madonna santa, ma dov'è adesso? Non so dov'è. Anastasia! Non c'è, Dio mio, dov'è? Vanessa, scusa, amore mio, scusami. Madonna, amore, scusa. Scusami, Vane, ti chiedo scusa. È tanto che sei qua? Sì. Dalle 6, e sono le 7:15. Dio mio, ma chi ti ha portato a casa? Un vicino. Ma che figuraccia che ho fatto, Madonna, cosa ha pensato questo qua adesso? Amore, hai il naso rossissimo, chissà che freddo. Devo andare in bagno. E ti credo, amore, perdonami, mi dispiace. Che mamma snaturata che sono. Ma ci siamo dimenticati Vanessa. Sì. Ma a te non ti è mai venuto in mente quando eravamo alla festa? Mai. No, stavo giocando. Lo so che tu stavi giocando, mamma mia, poverina. Cioè, è stata più di un'ora qua fuori da sola, è anche stato pericoloso. Vane, amore, guarda, io non so veramente... Non so come chiederti scusa, mi sono completamente dimenticata, ho parlato con le mie amiche e mi è passato dalla mente. Non succederà mai più che io vada a una festa e tu a catechismo. Beh, io sono un pochino arrabbiata con te. Lo so. Visto che adesso mi hai lasciato fuori per un'ora, voglio un pochino riposarmi, visto che compiti per domani non ne ho. Va bene, amore, ma sei tanto arrabbiata con me? Un po'. Lo so, hai ragione. Ti chiedo scusa, te l'ho già chiesto e ti chiederò scusa fino a che non andiamo a dormire. Mi dispiace veramente tanto. Senti, concludiamo questo video perché sono veramente mortificata. E Anastasia, vieni un attimo. Allora, salutiamo Martina. Ci abbiamo incontrato in un negozio che oggi compie gli anni. È vero. Ciao Martina. Ciao Martina. Va bene. Allora, ciao amore, scusami. Scusami tanto. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E lasciate un bel like a questo video. Ciao! No, aspettate! Ciao!